Grazie Presidente. Mi perdoni ma cambio postazione perché altrimenti devo reggere il microfono. Prego. Ecco, qui abbiamo una situazione più stabile, anziché quello slittamento che era un po' una sinistra metafora di quanto accadde al sistema bancario italiano dopo gli interventi di salvataggio di chi ci ha preceduto. Ecco, qui abbiamo una situazione più stabile. La discussione è stata molto interessante, io l'ho seguita con grande partecipazione, prendendo appunti, e vorrei iniziare da una precisazione. Nella mia breve relazione non ho rilevato che non ci fosse necessità di illustrare il tema del decreto. Ho rilevato che mi sembrava non ci fosse un grande interesse, mi sono permesso da relatore, che deve essere una figura neutra, un piccolissimo accenno polemico, e spiegavo questo scarso interesse col fatto che le vicende sono ampiamente note, o almeno mi sembrava che fossero ampiamente note. Poi in realtà da alcuni aspetti della discussione generale ho la sensazione che qualche cosa di quello che ci riguarda oggi e soprattutto qualche dettaglio di quanto è stato evocato rispetto a vicende precedenti forse meriterebbe una puntualizzazione, e quindi magari mi permetterò di farla, sempre rivolgendomi a lei come il regolamento mi chiede. Voglio anche dire che scuso il fatto che spesso in assemblea non si stia attenti a chi parla, perché c'è una cosa che fuori non si sa, ma che noi sappiamo, cioè che il nostro lavoro viene dai cittadini, riassunto nella formula fare leggi, o in questo caso una legge di conversione di un decreto, ma forse dovremmo fare tutti noi uno sforzo maggiore per spiegare ai cittadini che le leggi che si fanno in aula sono il risultato di una mediazione politica lunga, complessa, che richiede tempi e che spesso sono anche i tempi dell'aula, cioè se qualche collega è in giro per i banchi a parlare con qualche altro collega non lo fa perché manca di rispetto a me, ma lo fa perché ha necessità di raggiungere un punto di caduta su qualche cosa di cui poi magari domani ci occuperemo. Questo lo dico anche perché laddove qualcuno ci stia osservando è importante che sappia che noi lavoriamo e ci sono tanti modi di lavorare. Chiusa questa premessa metodologica, mi scuso se ha rubato tempo, entro nel merito. E devo dire che anche se per esempio alcuni colleghi hanno rilevato che la discussione generale è un momento più tecnico della dichiarazione di voto, che è ovviamente un momento più politico, questa discussione ha avuto anche dei risvolti politici. Io vorrei partire da uno di questi, che ha caratterizzato le nostre opposizioni in utroque, cioè l'opposizione di sinistra e l'opposizione di destra. Entrambe ci hanno rimproverato di non saperci comportare bene sui tavoli europei, di non saper tutelare le alleanze, in particolare perché noi avremmo insultato i nostri alleati. Ora, vorrei fare una considerazione molto, molto serena. Chi ci ha preceduto, per usare un pallido eufemismo, è stato spesso addirittura ossequioso nei riguardi dei nostri cosiddetti alleati, che non si sa poi bene quali siano nel quadro europeo, onestamente, dal momento che noi siamo una famiglia molto composita, e che a detta di storici importanti, io penso a Jones, ma se ne potrebbero citare tanti, vede proprio nella sua diversità il segno e la causa del suo relativo successo rispetto ad altre aree del pianeta. Quindi chi sono gli alleati? Non lo so. Io, come tanti altri, ho assistito negli anni passati a uno strano fenomeno meteorologico su Roma, che è una pioggia di Legion d'Honneur,
E poi però assisto anche a atteggiamenti abbastanza poco conseguenti con la nostra accondiscendenza verso i diktat che provenivano dall'estero. Pensiamo adesso all'audizione della Vestager. Io, che qui è stata citata più volte, come segno della disponibilità, della maturità delle istituzioni europee e della loro volontà di venirci incontro. Io ieri avrei voluto parlare in inglese, mi hanno detto che non si fa perché siamo nel Parlamento italiano, ma vorrei tradurre la replica della Vestager alla mia domanda. La traduco in latino. In latino è innocens ego sum a sanguine hoc. Questa è la replica della Vestager, quella di Pilato, perché quando gli è stato chiesto quale era la sua posizione sul fatto che, no, perché siccome qua si cita sempre il fatto che il suffragio universale è una cosa rischiosa perché a suffragio universale venne salvato Barabba, allora sa, fatalmente la mente corre a quell'episodio storico, e ieri abbiamo visto Pilato. Pilato che ci ha detto: sapete com'è andata? Purtroppo una volta il mercato delle sofferenze non c'era e quindi voi le avete cedute a prezzi stracciati mettendo in crisi il vostro sistema bancario. Adesso c'è, quindi adesso le cose vanno meglio, tanti saluti e grazie. In altre parole, siete stati usati come cavie, fatti vostri. Questo è quello che ho sentito io ieri in aula difesa. Se qualcuno ha sentito qualcos'altro, io sono ovviamente disposto a confrontarmi politicamente, ma il punto è che se vogliamo veramente ragionare in termini di interesse nazionale, allora bisognerebbe fare tutti uno sforzo, e io prometto di farlo per parte mia. E gradirei, in un mondo ideale dovrebbe essere così, per evitare che quando dall'estero arrivano censure all'interno se ne goda per usarle in modo tattico e strumentale contro la parte politica avversa. Questa cosa non funziona, è dal tempo di Carlo VIII che non funziona, mi vedo costretto a ripetermi. Quindi, per essere credibili, certi richiami alle istituzioni europee dovrebbero essere affiancati da questo, che le nostre opposizioni, nel momento in cui il Paese viene insultato, e a settembre lo fu, perché si parlò di un Paese in preda a tanti piccoli Mussolini, si unissero a noi nella ferma risposta a questo tipo di atteggiamenti e non accusassero il Governo se per la prima volta reagisce. Mi rendo conto che questa è una discontinuità, come pure è una discontinuità, secondo me, quella che si introduce con la commissione d'inchiesta. È stata evocata la commissione d'inchiesta perché sono stati evocati un po' da tutti i temi relativi alla vigilanza. Qualcuno l'ha definita una sceneggiata. Ecco, io con molta serenità esorterei i colleghi dell'opposizione a non valutare le nostre proposte sulla base delle loro esperienze. Quella precedente mi sembra che non concluse molto, d'accordo? E forse un motivo c'era. Era una commissione nella quale una certa parte politica giudicava se stessa sulle politiche che aveva condotto. Il giudizio della commissione è stato positivo, quello degli elettori lo sappiamo, fine delle trasmissioni. Adesso c'è da lavorare sul serio. E siccome siamo tutti d'accordo sul fatto che c'è un problema di normazione, un problema di applicazione delle norme, un problema di come la vigilanza è stata esercitata, e questo tema lo vorrei affrontare più diffusamente in dichiarazione di voto, allora aiutateci voi a fare sì che questa commissione d'inchiesta non sia una sceneggiata, partecipando in modo costruttivo, perché nelle nostre intenzioni certamente non lo è. È stato anche evocato, e sono molto grato al collega Grimani che lo ha fatto, la contraddizione, la simmetria che esiste fra una supervisione che sempre più viene portata a livello europeo, e come ciò sta accadendo
come ciò è accaduto più esattamente, perdonatemi, in tema bancario, perché ormai il processo è pressoché compiuto, ricordiamoci che sta avvenendo anche sul tema della vigilanza dei mercati finanziari. Quindi da un lato abbiamo una supervisione che si sposta sempre più a livello europeo, ma poi gli interventi rimangono in capo ai singoli paesi. Come pensiamo che possa sopravvivere e possa non incrinarsi un sistema che si basa su una asimmetria simile? Chi è in crisi viene deciso altrove. Come rimediare alla crisi? Beh, anche qui, diciamo, c'è una bella lavata di mani e siamo noi a dover intervenire. Fra l'altro va anche detto che per quel che attiene il tema generale della supervisione, noi dovremmo essere promotori in Europa di un ripensamento generale dell'approccio che viene adottato. Perché l'approccio basato sulla valutazione del rischio nella determinazione dei livelli di capitale, proprio ieri sul Financial Times veniva seriamente messo in questione per il semplice motivo che si basa largamente su valutazioni delle banche. Ora, siccome le banche vanno in crisi quando non sono in grado di valutare le circostanze, appoggiarsi alle loro valutazioni per decidere quale banca è in crisi comporta un dato ovvio, una rilevante sottovalutazione del rischio che poi si riflette sull'emergenza di incidenti come quelli del quale qui oggi ci dobbiamo occupare. Quindi c'è proprio un problema di logica dell'approccio. E questo è un problema culturale che convoca tutti noi, non è un problema di destra o di sinistra, su questo credo che saremo d'accordo. Quello che è di destra o di sinistra forse è la volontà di imporre una visione di interesse nazionale ai tavoli sovranazionali, sempre nell'ambito della solita considerazione di cornice che o l'Europa dimostra di essere un luogo efficiente per la mediazione di interessi diversi, oppure dimostra di non avere particolare ragione di esistere, perché risolvere, diciamo così, con conflitti bilaterali o anche multilaterali i nostri problemi è qualcosa che in Europa abbiamo sempre fatto. Sono sempre molto scettico quando si demonizza il conflitto occorre che emerga e che sia gestito in modo efficiente. L'idea che avremo la pace per sempre ce la possiamo dimenticare, ci saranno sempre dei problemi, il punto è chi paga per questi problemi. Vedete, qua c'è una questione anche sempre di ordine metodologico che è legata a questa. Nella mia relazione ho parlato del fatto che l'episodio del quale ci occupiamo, come tanti altri, ha due ordini di motivazione. Una motivazione di ordine generale, la recessione, della quale qui tutti oggi siamo consapevoli, più la mala gestione, perché naturalmente siamo tutti umani, anche i manager delle banche, possiamo essere solleciti a interessi particolari, possiamo commettere errori di valutazione. Vorrei portare all'attenzione dell'Aula il fatto che in uno studio di 2 anni fa, se non vado errato, Luigi Zingales, che è uno dei più eminenti economisti italiani, insieme a Angeloni, se non vado errato, e a Bofondi, ha fatto una valutazione della genesi dei non performing loans italiani, cioè da che cosa questi non performing loans dipendessero. La sua valutazione quantitativa è la seguente: la percentuale di non performing loans attribuibili a fenomeni di mala gestio si colloca fra il 4 e l'8%, che è come dire, per chi, e qua saremo, insomma, ce ne saranno molti, è un po' familiare con la statistica, che una percentuale simile statisticamente è quasi irrilevante. Il problema è sistemico. E allora, se il problema è sistemico, questo esalta la considerazione fatta dal collega Grimani, perché problemi che sono sistemici e che quindi in un mercato finanziario interrelato, integrato, come quello che abbiamo voluto costruire, forse con una certa avventatezza qui in Europa, necessariamente dipendono anche dai comportamenti di operatori in altri paesi, non possono essere lasciati, quando si tratta di risolverli,
unicamente sulle spalle delle autorità e delle collettività nazionali. Non mi soffermo qui su un altro tema che è stato più volte evocato, cioè è la copia, avete fatto come noi, o avete fatto come loro, o perché l'altra volta eravate contrari. Questo è un tema, a mio avviso, politico, anche se ci sono dei dati di fatto che vanno messi in evidenza per verificare se veramente questo episodio sia la fotocopia di altri episodi, e magari di questo preferirei parlare con maggiore ampiezza in dichiarazione di voto. Qui vorrei sollevare, avviandomi a concludere, un altro tema di carattere generale che ho visto emergere in moltissimi interventi della dichiarazione generale. Non cito i colleghi perché ritengo che sia meglio non farlo. Il tema della tutela del credito locale. Ognuno di noi ha esperienze nei propri collegi e sa che cosa significa quando le istituzioni del credito territoriale incorrono in situazioni di crisi. Sa che cosa significa questo per il mondo della piccola e media impresa, sa che cosa significa questo per gli artigiani, le famiglie, insomma, per la popolazione in generale. Qui vorrei fare due rapide considerazioni, che sono anche queste, visto che la discussione generale ha volato alto, di ordine culturale. Io non capisco molto quando viene detto che dobbiamo affidarci al mercato più che alle banche, che dobbiamo sostituire il debito con il finanziamento sul mercato. Certo, la parola debito è una parola che ha una valorizzazione negativa, e quindi è chiaro che nel momento in cui il credito bancario viene chiamato debito, già lì è implicito che si vuole mettere l'interlocutore in una posizione di inferiorità tattica e che si vuole demonizzare il lavoro che gli istituti di credito in quanto intermediari bancari fanno. Ma ci vogliamo ricordare del fatto che il mercato, quello su cui strutturalmente si finanziano le grandi aziende, sbaglia, e sbaglia pesantemente? Sbagliano le banche, ma sbaglia anche il mercato, e spesso sbaglia di più. La crisi di Wall Street o la crisi di Lehman sono state crisi del mercato e hanno lasciato cicatrici profonde sulla storia economica e finanziaria mondiale. Allora, non vorrei che entrassimo in questa strana ottica banca piccola, localistica, familistica, corrotta, debito brutto da un lato e mercato rigeneratore, sano, incorrotto, moralizzatore e finanziatore delle buone pratiche aziendali dall'altro, perché non è così. Non è così nei fatti e non è così neanche nella volontà, o forse dovrei dire nella capacità operativa del regolatore europeo, che ieri è venuto qui a dirci che lui non si preoccupava del fatto che, per esempio, la gestione delle sofferenze fosse in mano a un oligopolio. Ora, un oligopolio non è il mercato, è semplicemente un posto dove 4-5 persone si mettono d'accordo per fare il prezzo. Mi avvio a concludere. Credo di aver risposto a pressoché tutti i temi sollevati. Torno sul punto però che l'esigenza di tutelare il credito territoriale, il patrimonio delle casse di risparmio, il patrimonio delle banche di credito cooperativo è fortemente avvertita da questo governo, tanto più ora, in un momento in cui vediamo profilarsi all'orizzonte un nuovo rallentamento dell'economia mondiale, in cui è assolutamente indispensabile quindi che la parte sana della nostra economia reale non sia affidata all'isteria collettiva dei cosiddetti mercati, ma sia sostenuta da un sistema creditizio vicino ai territori e alle loro esigenze. Grazie Presidente. Grazie Senatore Bagnai.